C'è una buona notizia, anzi tante buone notizie, e sono notizie che parlano di rispetto per il mare e di plastica. Certo, di strada ce n'è ancora tanta da fare, ma il cammino è iniziato. Scopriamo insieme alcune tappe fondamentali. Era il 2018 quando il Parlamento europeo ha messo al bando i sacchetti di plastica leggera ed ultraleggera, che sono stati sostituiti da buste biodegradabili, come quelli di frutta e verdura. Dal 2020, inoltre, l'Italia è stata pioniera in Europa nel vietare l'utilizzo di microplastiche aggiunte all'interno di creme cosmetiche, scrubs, dentifrici e altri prodotti di bellezza. E ancora, nel 2021 è arrivato il divieto da parte dell'Unione Europea di utilizzare plastiche monouso come cannucce, piatti, posate e bastoncini cotonati. Anche in questo caso l'Italia si è dimostrata ancora più virtuosa, includendo tra le categorie vietate i bicchieri e i palloncini. Al posto di tutti questi oggetti troveremo equivalenti in carta, bambù, acciaio e biomateriali. Insomma, una piccola grande rivoluzione. Ma il cammino non si ferma. L'Europa si è posta l'obiettivo di rendere riutilizzabili o riciclabili tutti gli imballaggi entro 2030. Ma c'è ancora un'ultima buona notizia. Oggi, a Trieste, la COP, in collaborazione con LifeGate, ha sostenuto l'installazione di due nuovi sea bin, i cestini del mare, che si aggiungono ai 37 già posati in questi ultimi due anni, per raccogliere dall'acqua rifiuti, microplastiche e microfibre. Tante iniziative e tanto entusiasmo ci animano, insieme anche agli amici della Barcolana e del Sea Summit. Un mare di idee per le nostre acque, dove anche tu puoi fare la tua parte. Thank you.